lo scenario è bello. Dovrebbe mangiare qualcosa. Buongiorno giovani, come vedete sono in tenuta invernale. Invernale per modo di dire, perché ci sono una ventina di gradi. Siamo a novembre inoltrato, esattamente il 22 novembre. E sono venuto a testare il mio nuovo kayak a pedali della Tonale Fishing, ve lo faccio vedere. È la prima volta che vado in un kayak a pedali, quindi sicuramente mi troverò spaesato, abituato a pagaiare, sono un pagaiatore come si può dire. Volevo analizzare con voi le caratteristiche tecniche di questo kayak. Andiamola a vedere insieme. Questo è un kayak che diciamo che è destinato sia a chi vuole pagaiare, ma soprattutto a chi vuole pedalare. Infatti, se andiamo avanti, vi faccio vedere che ha un sistema di pedali che è facilmente asportabile, quindi si può modulare il kayak da una versione a pedali a una versione a pagaia semplicemente svitando queste due viti qua, ok? E asportando tutto questo sistema che è estremamente robusto perché è costruito in alluminio nel corpo centrale. Qui questo è tutto alluminio, ok? Praticamente c'è un sistema moltiplicatore che permette con un giro di pedalata di far girare le dighe 10 volte. Ovviamente la cosa figa è che se andiamo avanti, ma se andiamo indietro ovviamente il kayak va in retromarcia. Quindi questa è una cosa molto 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 positiva, che non permette di fare un kayak relativamente economico con le pinnette, escludendo l'hobby, ma l'hobby siamo sui 4.900 euro e il sistema 360 delle pinnette, insomma un altro mondo. Me lo sono fatto equipaggiare con dei portacanna con sistema Rail Blazer, ne ho 4, 1, 2, 3 e 4. Il kayak è equipaggiato con un comando a leva, quindi da questa leva io comando il timone, ok? Come vedete, se giro il timone gira lì davanti. Ampio spazio dietro, si può portare tutto quello che volete, attrezzarvi con una cassettina, con qualsiasi cosa insomma vi serva. Io ho ovviamente la mia pagaia che va legata in questa parte perché abbiamo il sistema della porta pagaia, ok? Oh, guarda che bello, che cos'è? Che figata, verde, ma che bello, wow, portami fortuna, coccinella verde fosforescente. Cos'altro c'è da dire? La seduta è spettacolare. Guardate qui, sediolino completamente in alluminio, molto comodo. Qui c'è il sistema regolabile che scorre attraverso i binari e voi lo regolate in base alla vostra altezza. C'è il gavone di prua abbastanza ampio, lo vedete, ci entra un po' tutto. Il kayak è estremamente stabile, ve lo dico per esperienza, ne ho provati, questo qui è il quarto, ne ho provati tanti, questo qui è il più largo che ho avuto, e da qui a qui è esattamente 84 cm, il che assicura una grande stabilità al kayak. Addirittura io adesso non lo provo perché non voglio cadere in acqua, ma vi assicuro che vi potete anche mettere in piedi. Il kayak è molto stabile anche grazie allo scafo, con un sistema catamarano, nel senso che ha degli incavi, se li vedete,
Questo sistema permette una forte stabilità e allo stesso tempo una grande maneggevolezza nella virata. Il peso del kayak, incluso il sistema di pedalata che da solo pesa 7 kg, è 42 kg. Non è proprio, diciamo, un peso piuma, ma attrezzandovi bene con un carrello, con una cosa per trasportarlo, riuscite benissimo a metterlo in acqua senza problemi. Non sono le classiche maniglie di plastica che vedete negli altri kayak, ma sono di alluminio e sono impernate direttamente all'interno dello scafo, quindi assicurano una fortissima presa, lo potete sollevare da qui. Curato in ogni dettaglio, ci sono questi binari laterali, come vedete sono sia qui per montare il rail blazza, sia qui, infatti ne ho uno qua io, e anche nella parte posteriore per montare tutti i vostri accessori preferiti. Adesso lo andiamo a provare in acqua, sperando di non cadere, sperando che questo scafandro sia impermeabile, anzi lo vado a testare subito. Sì, non entra l'acqua. Dai, andiamo. Kayak Tonale Fishing. Ah ragazzi, il prezzo non è esagerato. Per un kayak a pedali si può dire che è uno dei più, anzi è il più economico scafo a pedali che possiate comprare attualmente. Adesso la Big Mama ne ha creato un altro che è disponibile sul sito e si chiama Hydrofin, che ha il sistema di propulsione a pinnette al posto della propulsione ad elica. Costa un paio di centinaio di euro in più di questo, è più lungo di 50 centimetri e sarà una figata anche lui. Vi faccio vedere l'attrezzatura che sto usando. Ho una bombardina con una salvanodo, girella, terminale, e sto utilizzando un ragot, un raglu. Ciao, a presto. La prima volta che sono su un kayak a pedali, mi trovo leggermente spaesato, sono abituato a pagaiare e non a pedalare. Portacanna rail blazza. C'ho questi waders che mi danno un fastidio unico, indescrivibile, perché mentre pedalo mi tira il PVC del cazzo. Credo sia questione di abitudine. Mi sento molto rilassato. Molto rilassato. Devo dire che il kayak è abbastanza stabile, credo di potermi mettere anche in piedi, ma essendo quasi dicembre evitiamo. Ho una Seika, una Legacy 2,10 m con un BG nero della Daiwa. Sto utilizzando un trecciato della Shimano dello 014 con un fluorocarbon della Falcon 024. Ho una bombarda montata con un terminale di 2 metri a cui ho attaccato un raglu azzurro. Fino adesso non ci sono state tocche. Dovrebbe mangiare qualcosa, spero. Il mare è abbastanza torbido, come vedete. Ci stiamo muovendo abbastanza veloci. Da qui regolo la direzione. Quindi se voglio girare a sinistra, giro a sinistra, come vedete gira subito. Se voglio girare a destra, torno a girare a destra. Ok, la canna va benissimo dove è messa, la pagaia sul portapagaia. Io sto bene, anche perché sono ciclista amatoriale, quindi sono abituato a pedalare per chilometri. E di certo questo non fa la resistenza che fa una bici da corsa sull'asfalto. Sono comodo, ho le mani libere, non le avevo mai avute prima. C'è da dire che questo è un kayak attrezzato per la pesca, quindi diciamo che non si può definire kayak nel vero senso del termine, perché il kayak è a pagaia. Questo è un ibrido,
e va bene così, molto comodo, fatto bene, ottimi materiali. Ringrazio Timesport 24 nella persona di Luigi, non so il cognome, e soprattutto Gabriele Zabatino di Catania per avermi aiutato nell'acquisto e per i suoi preziosi consigli. Scappottato! No! Non c'è fortuna, non c'è fortuna. Forse è scappottato. Una cosa piccola, però dai. Una bella riccioletta. No, ma Dio! E sono due. Nucara, l'ho perso, Dio, l'ho perso. Dai, ciao. Ciao. Vabbè.